magica? Oramai mi resta solo la formula blocca magia. Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali. Io dichiaro questa un'emergenza regale. Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora. Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora. Ha funzionato! Urrà! Teta Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Teta Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, Principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io? Non credo di aver mai mangiato cibo degli elfi prima d'ora. Vuole assaggiarne un pezzo, Riccardo? Oh, grazie, Ben. Molto buono. Il cibo degli elfi è squisito. È vero, hai ragione. Tata Susina, provalo anche tu. Oh, volentieri, Vostra Maestà. Eseguo, visto che è un ordine regale. Ed ecco subito un altro ordine regale. A tutti i picnic delle fate dovrai sempre invitare un elfo. Scusate, dov'è il gelato che ci avete promesso? Per l'impirindina! Ho cercato di fermarlo, Tata, ma è stato ancora peggio. Beh, per fortuna il re e la regina non sono qui per vedere questo pasticcio. Oh! Sono il re e la regina! Urrà! Che bello vedere che vi siete riuniti per darci il benvenuto. Lasciate che sia il primo ad esprimervi quanto è grande la nostra gioia nel sapere che siete tornati al castello. Comunque, mentre eravate via... Sì, certo. Ora sono un po' stanco, quindi se volete scusarmi... Fermo! Potreste andare a fare una passeggiata, Vostra Maestà? Devo ancora finire di pulire a fondo il castello. Grazie, Tata Susina, ma adesso ho solo voglia di farmi un bel bagno caldo. È gelato! Mi dispiace, papà, è stata tutta quanta colpa mia. Ho cercato di essere una buona regina e di rendere tutti felici, ma è più difficile di quanto pensassi. Sì, Holly, so che è difficile, soprattutto con gli elfi, perché loro non sono mai felici. Noi siamo sempre felici quando ci teniamo occupati. Agli elfi piace essere occupati. E noi siamo elfi! In questo caso vi ordino di ritornare immediatamente al lavoro. Urrà! E il vostro primo compito sarà far sparire tutto il gelato dal castello. Scusate per l'attesa. Sei assolutamente strepitoso. Che abito sorprendente, davvero. Voi dite? Indossato però non è molto comodo. Comunque ti sta a meraviglia. È così originale e molto elegante. Stavamo appunto dicendo quanto sia importante pensare bene a come ci si veste. Oh, ma io non ci ho pensato affatto. Incredibile. Oh, ma che succede? Ecco, temevo che accadesse una cosa del genere. Sono particolari gli abiti magici. Sei buffo, paparino. C'è un limone sopra la tua testa. Io non c'entro con questi abiti. Li ha scelti mia moglie. Tutto questo è...
Ah, sorprendente! Fantastico! In vita mia non ho mai visto niente di simile. Tu sei assolutamente geniale! Indossare degli abiti autotrasformanti a me non sarebbe mai venuto in mente! E poi sostieni di non pensare affatto agli abiti che devi metterti. Ovviamente sai più tu di moda che noi due messi insieme. A che cosa ti sei ispirato per questo abbigliamento? Vabbè, ecco... Di un po'. Non hai mai riflettuto sul fatto che potresti dare lezioni di moda? Ah, tata Susina, puoi prepararci qualcosa per cena, per favore? Ma certo, vostra maestà. Tutto quello che desiderate, sempre che voi non vogliate delle carote, un pomodoro oppure un limone. Oh, intendevo dire, da un'occhiata attraverso la porta della soffitta. Ah, ecco. Un'altra mappa. La X è sul fiume. Andiamo! Aspettatemi! Oh, siamo tornati dove siamo partiti. Dove sarà questo tesoro? Ehi, zio, che cosa dice l'indovinello? Su e giù e da una all'altra parte. È qui che mi nascondo. Svelate le mie carte! La sua nave va su e giù e anche da una parte all'altra. Sì, la nave! Quindi è lì dentro che è nascosto il tesoro. Esatto, ci siete arrivati. Eccolo qui, miei pradi. Grazie a tutti voi per il vostro prezioso aiuto. Ma siamo tornati al punto di partenza. Il tesoro era sulla nave fin dal principio. Beh, non ci siamo divertiti, forse? Sì, Capitan Barbarossa! A me è piaciuto molto. In un certo senso è stato divertente. Il divertimento è l'unica cosa che conta per un elfo pirata. E io sono un elfo pirata! E adesso... devo tornare a navigare per tutti i sette mari. Arrivederci, zio Barbarossa! Arrivederci, Barnaby! Arrivederci, a presto! Arrivederci! Issare la randa, Polly! Leviamo l'ancora, barra a babordo! Ah! All'arrembaggio! Che stiamo aspettando? Il mare ci chiama! Quando sarò grande, voglio diventare un pirata! Anch'io! Oh, è stata la notte più scomoda di tutta la mia vita. Oh, per quanto tempo Gastone resterà insieme a noi? Gli ho detto che può restare finché la tana non sarà riparata. Ma quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Andiamo a vedere a che punto sono gli elfi. Riuscite a riparare la tana di Gastone? A Gastone manca moltissimo la sua casa, vecchio saggio. Ho buone notizie. Abbiamo sostituito il legno marcio, intonacato il soffitto... Riparato la perdita? No, non ancora. Ma sono sicuro che presto troveremo il modo. Avete provato a spostare questo sasso? Urrà! Riccardo ha aggiustato la tana di Gastone. Bel lavoro, papino! Sono molto colpito, vostra maestà. Avete mai pensato di diventare anche voi un costruttore? Veramente no. Credo che mi accontenterò di essere il re. Hai visto, Gastone? La tua tana è pronta. Puoi tornare a casa ora. Gastone dice: grazie molte, arrivederci. Ciao, ciao, Gastone. Ciao, ciao. A presto, Gastone. È stato davvero bello averti con noi. Sarà molto triste non averti più intorno. Gastone dice che non vuole che siate triste, quindi ha deciso di stare con voi ancora un po'. Sta tranquillo, non sarò così triste. Gastone insiste, vostra maestà. Bene, allora... fantastico. Cestino magico, questa volta voglio la gelatina molta, molta, molta! Oh, tenetevi forte! Gelatina!
degli elfi a controllo missione. Ci stiamo dirigendo dritti al piccolo regno. Grazie alla gelatina magica. Urrà! Molto presto saranno a casa. Signor elfo, fai atterrare il razzo nello stagno delle rane, per favore. Ricevuto! Non riesco a vederli. Ah, eccoli, arrivano! Attenzione, state indietro! Calare il gommone! Siamo a casa! Finalmente, bentornati! Siamo arrivati fin sulla Luna. La nostra missione è stata un completo successo. Grazie alla superiore intelligenza degli elfi. Grazie alla mia magia, vorrei dire. Cosa? Senza la mia gelatina magica saremmo ancora sulla Luna. Sì, d'accordo, Tata. Non discutiamo di ogni minimo dettaglio. Basta dire che le conoscenze degli elfi ci hanno portato sulla Luna e la magia delle fate ci ha riportati indietro. Urrà! Tata Susina, io ho ancora un po' di fame. Sì, anch'io. Non c'è problema, con la patata, la carota, la cipolla, i piselli e il formaggio ho preparato dell'ottima zuppa. Squisita! Questo vapore è più che squisito, ovviamente, ma c'è anche un'altra portata, per caso? Sì, anche se sono piuttosto sazia. Ora assaggerei volentieri qualcos'altro. Io invece mangerei molto, molto di più. Ma che cos'è questo profumino invitante? Mi sembra proprio che arrivi dalla cucina. Questa zuppa è davvero squisita, Tata. Sì, è squisita. Salve, Tata. Cosa stanno mangiando? Della zuppa di verdure. Il profumo è davvero invitante. L'ho preparata con degli avanzi. Non è certo un piatto di nouvelle cuisine. Non credo vi piacerebbe. Ne posso assaggiare solo una cucchiaiata? Direi che ha un gusto così gustoso. La posso assaggiare anch'io? Sì, anch'io. Anch'io! Squisita, è così nutriente! Eccezionale, Tata! Avrei un annuncio da fare. Tata Susina? Brava, sei veramente la miglior cuoca di tutto il mondo! Oh, vi ringrazio, siete molto gentili. Adesso, che cosa desiderate per dolce? Qualcosa di leggero oppure il mio budino all'arancia? Budino all'arancia! Ho paura che Tata Susina non sia in grado di ritrasformarsi. Non riesce a prendere la sua bacchetta. Oh, ma che peccato. Allora, come compiti a casa? Ma, e Tata Susina? Non possiamo lasciare che resti così. Non possiamo? Oh, immagino di no. Allora, chi di voi vuol farla tornare come prima? Io! D'accordo. Holly, provaci tu. Proprio quale formula magica sia meglio usare. Sono sicuro che Tata Susina voglia comunque che tu faccia almeno un tentativo. Va bene, proverò con questa. Abracabrata, da una rana a una fata. Oh, ha funzionato. Oh, ti ringrazio, Holly. Ops, scusa Tata Susina. Sei stata molto brava, Holly. Ma hai mosso la bacchetta troppo velocemente. Abracabrata, da una rana a una fata! Urrà! Avete visto, bambine? È sufficiente saper controllare la bacchetta. Sì, Tata Susina! È molto interessante, Tata Susina, ma sarebbe meglio ritornare alla lezione di scienze naturali. Certo, bambini, quello che il vecchio saggio elfo sta cercando di dirvi è che... Dichiaro la lezione di scienze naturali di oggi ufficialmente conclusa. Questa è stata una lezione di scienze naturali bellissima! Ti ringrazio, Fragolina! Sì, è stata la più interessante in assoluto! Ti ringrazio, Barnaby! Quindi, propongo che d'ora in poi, Tata Susina e il nostro vecchio saggio elfo ci facciano lezioni di scienze naturali sempre insieme!
D'accordo. Va bene, se insistete. Urrà! Riesco a sentire le loro voci, stanno ridendo e sento anche qualcos'altro. Non dobbiamo assolutamente entrare. Ma insomma, quanta esagerazione per questa energia magica dai poteri straordinari. Tranquilli, ci penso io. Buona fortuna, mia coraggiosa e dolce Susina. Oh! Che cosa riesci a vedere? Delle cose spaventose. Arrivo, Tata! Barbarossa alla riscossa! Ecco i bambini sani e salvi! Resista, Tata Susina! Ce l'abbiamo fatta! Ben salvo adesso, mio dolcissimo pasticcino! Ho visto delle cose terribili in mare, ma niente, niente paragonabile a quello che ho appena visto in questo posto! Ed ecco perché cerchiamo di tenere la porta chiusa! Ottimo, la festa è finita e comunque è andato tutto abbastanza bene. Manca ancora la gelatina. Dobbiamo mangiare la gelatina magica. Gelatina magica! Gelatina magica! E va bene, Tata, però cerca di non farne troppa questa volta. Guardate, gelatina magica! È un buon segno, significa che la festa è quasi finita. Ciao, Lampone, ti sei divertita alla festa? Sì, mammina. Tranquillo, ringrazio per l'invito. Grazie tante di avermi invitato. È stato un piacere. Ciao, Ortica. Au, mi appunto di nuovo. Presto ci sarà il compleanno di Lampone. Abbiamo saputo che per questa festa avete chiamato qualcuno che ci sa fare con i bambini. Sì. Eccolo qui! Le presento il grande mago! Io... Fantastico! Ci vediamo tutti alla festa di Lampone, allora! Puoi riaprire gli occhi? Adesso! Sorpresa! Avevo detto niente festa di compleanno! Questa non è una festa di compleanno, caro! È vero, è soltanto una festa sorpresa! Oh, beh, allora in questo caso... Buon comple... voglio dire congratulazioni, Vostra Maestà! Vi abbiamo eletto migliore re del mondo! I nostri complimenti! Oh, vi ringrazio! E adesso è il momento del fuoco d'artificio! È più grande di una carota! Oh! Ah! Adoro i fuochi d'artificio! E adesso, Vostra Maestà, la banda degli elfi suonerà una canzone molto speciale in vostro onore! Umpa! Umpa! Il vecchio Riccardo è un re molto vecchio e tutti ormai lo sanno. Al vecchio tutti gli auguri faranno. Buon, buon, buon compleanno! Naturalmente, Riccardo, la canzone non parla affatto di voi. No, è stata scritta per un altro re, Vostra Maestà. Che vive molto lontano da qui. Un re che compie gli anni proprio oggi. In questo caso è davvero una bella canzone. Urrà! Andiamo, papà! Vieni a ballare con me! Oh, oh. È divertente! C'è una buona notizia e anche una cattiva. Qual è la buona notizia? La ruota ha colpito l'albero degli elfi, ma stanno tutti quanti bene. Urrà! E qual è la cattiva notizia? La ruota sta tornando al piccolo castello! Rifugiamoci tutti nella torre! Si salvi chi può! Ci picchia! Non riesco a crederci! Credeteci, Riccardo! È meraviglioso, non è vero? Il vostro criceto è tornato da voi! Oh, Pippi adesso è stanco. Avete visto? La ruota ha funzionato! Ora sappiamo quanta strada deve fare per stancarsi. Dall'albero degli elfi a qua! No! Pippin deve andarsene subito! Ma le nostre Daisy e Poppy adorano Pippin! Pippin!
bene? Io non voglio assolutamente che una bestiola viva nel mio castello. Posso sempre trasformare Pippin in un altro animale che resti a vivere fuori dalle mura del castello. Oh, va bene, Tata. Fallo, d'accordo. Gli elfi sono riusciti ad aggiustare la gabbia del criceto. Ah, anzi, volevo dire il castello, vostra maestà. Fantastico, darò un'occhiata. Cosa? Tata! Sì, vostra maestà. Perché c'è tutto questo fieno nel mio cortile? Me lo vuoi spiegare? Cortile? Oh, forse volevate dire la mangiatoia. Cosa? Sì, tesoro. Tu volevi una bestiola che vivesse fuori dalle mura del castello. E così abbiamo pensato di tornare all'idea originale. Un pony! Ah! Oh, è adorabile. Ora un sacco di baci per Ben. E poi un po' di brillantini. Finito! Mi piace! Sì, è incredibile quello che si può fare senza la magia. È vero, Tata Susina, hai ragione. Ora corri o arriverai in ritardo alla festa. A Ben piacerà molto il suo biglietto di auguri. Ciao, Holly! Buon compleanno, Ben! Entra! Ti ho portato un biglietto! Grazie, Holly! Ben ha ricevuto dei biglietti d'auguri bellissimi! Io ho fatto il mio usando la magia! Wow! Io invece l'ho fatto con il computer! Oh! Il mio l'ho comprato in un negozio! Molto carino. Holly, posso avere il tuo biglietto, per favore? Non è molto bello. Non ho usato la magia e nemmeno un computer, né l'ho comprato in un negozio. L'ho disegnato io stessa. Dici davvero? Non hai usato la magia? Wow, è meraviglioso! Buon compleanno, Ben! È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! Felici di essere lassù. Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti. Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, Tata Susina! Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento! Come vuoi! Obbedisci, vento! Ti ordino di sparire subito! Ti senti bene? Ma certo che mi sento bene! Sono un elfo! Ora posso prendere il mio sacco di farina! Fermati, Tata! Ti suggerisco vivamente di non aprire quella porta, è meglio! Oh, e smettila di brontolare! Ben, guarda! È il tuo papà! Ciao, papà! Ciao, Ben! Ah, signor elfo, potresti consegnare un solo sacco di farina alla nostra tata? Può averne anche un camion intero e non si preoccupi, le do un passaggio! Urrà! La ringrazio, lei è davvero molto gentile! Pronto? Qui è la signora Elfo. Pronto, signora Elfo? Mi scusi, lo so che è un po' tardi, ma questa è un'emergenza. Abbiamo bisogno di Ben, subito! D'accordo.
Ben, sembra ci sia un'emergenza al piccolo castello. Dobbiamo recarci lì immediatamente. D'accordo! Arrivano gli elfi in soccorso! Chi ti aiuta se sei nei guai? Chiama gli elfi della Caverai! E noi che cosa siamo? Noi siamo elfi! Sono arrivati gli elfi! Urrà! Guardate! Quello là è il mio robot! Oh! Rimettimi subito giù! Oh! L'elfo! Padrone! Oh, ma si è scaricato! Urrà! Cosa può essere successo perché il robot giocattolo si comportasse in modo così strano? Temo proprio che sia stata colpa della mia chiave magica. Una chiave magica! Che cosa mi hai portato, Gastone? Questa è la chiave del robot! Ottimo lavoro, Gastone! Ben, sei sicuro che sia una buona idea? Andrà tutto bene! Ah, questo sì che è il robot giocattolo che ricordavo! Sì, è fortissimo! Help! Cassa 571? Può essere ovunque, non la troveremo mai! Non è questa la cassa, papà? Quella su cui c'è scritto il numero 571? Cosa? Bravissimo, Ben! Sei riuscito a trovarla! All'aereo degli elfi! Si parte immediatamente! Beh, è stata una bella vacanza finché è durata. Signor Elfo, sta tornando al Polo Nord! Porti anche noi! Possiamo venire, papà? Per favore, signor Elfo! Non importa chi viene con me, ma bisogna partire subito! Urrà! Fantastico! È meglio che mi faccia ridare la bacchetta da Riccardo. Non c'è tempo per questo. Dobbiamo consegnare quella cassa a Babbo Natale prima possibile. C'è in gioco l'onore degli elfi, Tata. Pronti al decollo, comandante! Forza, tutti a bordo! Ben, hai visto? Nevica! Oh, wow! Evviva! Te l'ho detto, il mio globo non fa mai errori. A cosa servono quei bottoni? Non toccare niente, ti prego, Tata Susina. Caricate il motore! Ricevuto! Pronti al decollo! Polo Nord, stiamo arrivando! E giocheremo nella neve, non vedo l'ora! Sì, anch'io! Questo potete anche scordarvelo! Scaricheremo la cassa e ritorneremo a casa subito! Quindi non incontreremo Babbo Natale! Per l'amor del cielo, no! Questa è una missione! Non giocherete nella neve e di certo nessuno di noi incontrerà Babbo Natale! Ha funzionato? Non lo so, magari non l'ha capita. Sta accadendo qualcosa! A quanto pare gli è piaciuta! Forza, avanti tutta! Sì, capitano! Ci siamo riusciti! L'elfo pirata Barbarossa e la sua ciurma hanno fatto ritorno! È un trionfo! Urrà! Quindi ha recuperato il tesoro? No. La nave, almeno? No. Allora, in che senso questo viaggio è stato un trionfo? Beh, non siamo dentro un grosso pesce. In questo caso, congratulazioni. Ma è un peccato che abbia perso il suo tesoro. Ma non l'ho perso, so benissimo dov'è. E nessuno lo troverà mai nella pancia del grande grosso Barry. Questo è vero. Ma certo che lo è, mio piccolo tenero albero da frutta. Tata Susina! Qual è la barzelletta che hai raccontato al grande Barry? Cosa dice un pesce quando vede la stella marina? Oh, io non la so. Cosa dice quando vede la stella marina? Oh no, c'è lo sceriffo! Non è molto divertente. Sì, lo so. Non fa ridere neanche un po'. Ma i pesci trovano divertenti le cose più assurde. Hanno dei cervelli molto piccoli.
Cosa dice un pesce quando vede la stella marina? Oh, l'ho capita! C'è lo sceriffo! Ma certo, è geniale! Che strano! Dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era. Nessun problema, la farò riapparire. Ranocchie! Oh, Riccardo, questa è opera tua? Certo, papà. Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Questo è troppo! Devi portarle via subito! Oh. Via, Ranocchie! Ciao! Oh. Ciao, Holly! È tutto ok? No! Papà ha detto che devo rimandare le mie rane nello stagno, ma loro non se ne vanno. Ci serve subito un piano intelligente per convincerle a spostarsi. Gli elfi sono bravi nel fare i piani. E io sono un elfo! Quale sarebbe il piano intelligente? Giocheremo alla cavallina. Tu salti sulla mia schiena e io salto sulla tua. Opla! Opla! È bello, ma cosa serve? Opla! Opla! Guarda! Ci stanno seguendo! Opla! 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 Siamo arrivati! È lo stagno! Bel lavoro, Ben! Grazie al cielo le rane non sono più al castello! Sai, Papino, mi mancheranno! Non preoccuparti, principessa Holly. Un giorno le tue rane torneranno. Perché? Le rane tornano sempre nel posto in cui sono nate, per deporre le uova. Oh! Evviva, non vedo l'ora! La limonata si è trasformata in acqua! Perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia. È una magia sicura e prudente. No, è uno schifo magia. Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Ah, hai usato la magia fuori dalla nostra sala con l'auto. Oh, quello è un limone. Volevo mutarla in una rana. Tata Susina. La mia bacchetta ha qualche problema. Senti che rumore. Oh, sì, hai proprio ragione. Non è il suono giusto. Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? 10 anni almeno. Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno. Ecco, prova adesso. Sì, così va molto meglio. Tata, hai trasformato il vecchio saggio in una rana. Sì, Holly, esatto. Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo. Ti do il permesso, torna te stesso. Bene, ottimo. La tua bacchetta adesso funziona perfettamente. Non aspettare altri 10 anni per portarla a revisionare. Sì, vecchio saggio elfo, mi dispiace. Grazie per aver riparato la mia bacchetta, vecchio saggio. È stato un piacere, principessa Holly. È così bello riaverti con me, bacchetta. Ti prometto che d'ora in avanti ti tratterò sempre con estrema cura. Sì, ma non sbatterla contro la roccia. Mai più. Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a Tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla tata. Ecco là la tata. Coraggio, chiedile un incantesimo. Tata, per favore, ti posso fare una domanda sugli incantesimi? Una domanda? Naturalmente. Tata, una mia carissima amica per sbaglio ha rotto una cosa e ora vorrebbe aggiustarla. Mi insegni un incantesimo? Conosco questa tua amica? No,
Lei è un folletto e abita molto, molto lontano. Tu non la conosci affatto. Era una cosa speciale quella che la tua amica ha rotto? Sì. Sei proprio sicura che non l'abbia fatto apposta? No, è stato un incidente. Non volevo romperla davvero. Oh, capisco. Sei tu che l'hai rotta. Oh, Tata, ti giuro che non volevo. Devi credermi. Non è poi così grave, non preoccuparti. Invece sì, è molto grave. Non essere sciocca, non avrai mica rotto la teiera della regina. Che cosa avete rotto? Esattamente quella. Oh. La mammina ora diventerà così triste. Però l'abbiamo aggiustata. Beh, credo sia tutto a posto allora. Sì, ma vedi, non è esattamente uguale a prima, purtroppo. Oh. Ti prego, puoi ripararla, Tata? Passiamo alla prima gara di oggi! La corsa! Guarda, c'è Ben! Ai vostri posti! Pronti? Via! Viva Toyota! Avanti! Correte, forza! Vai, guardami! Ben! Forza, corri, Ben! Non riesci a sentirmi! Sta tranquilla, ci penso io. Scusa, posso? Grazie. Prova con questo, principe Solly. Forza! Ben! Che c'è? Vai così, Ben! Corri veloce! Le mie orecchie sono molto delicate. Scusami, vecchio saggio elfo! Bravissimo, parlami, l'elfo è il vincitore! Oh, perbacco! So che gli elfi ci tengono moltissimo a vincere le gare. Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere. Io stavo vincendo, ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato. Mi dispiace, Ben. Non ti preoccupare, non tutto è perduto, potrai vincere la prossima gara. A tutti gli atleti, siete pregati di prepararvi per la prossima gara. Il salto in alto! Tu sei molto bravo nel salto in alto. Sarà una passeggiata, vedrai. Lo spero tantissimo. È quello che spero anch'io. Non è piacevole un elfo arrabbiato. La prima atleta in gara è Lizzy l'elfo. Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante! Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso! No, Ben! Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa! Oh, perbacco! Ma è davvero terribile! Oh. Oh. Ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino, ma tu non avresti dovuto berla. Eh? Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Ah, bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, vostra maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina, credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Oh, il re mi ha attaccato il raffreddore. Oh, povera Tata Susina. Adesso io mi prenderò personalmente cura di te e ti farò guarire. Possiamo aiutarti anche noi? Ma certo che potete! Ciao, Holly! Questa era la nostra ultima consegna. Possiamo giocare! Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve
Avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Ura! Ura! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Ura! Bravi! Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo. Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! È divertente! Oh, oh, hai ragione, Holly! Essere re è uno spasso! Oh, vostra maestà! Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh. Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio. Ho sentito dire che ha congelato Tata Susina. Sì, è vero. Ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la Tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la Tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la Tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci. Arrivederci. Papà, non hai sgridato affatto la signora strega. E ha addirittura detto alla strega che era bella, mentre è orribile e puzzolente. Oh, ben, c'è un tempo per dire a qualcuno che è brutto e puzzolente e un tempo per essere gentili. Dire cose gentili alla gente ti può portare molto lontano. È bello riaverti qui, Tata Susina. Ti ringrazio. Oh, ci picchia. La ringrazio, vecchio saggio elfo. Non avrei saputo fare un lavoro migliore, bravissimo. Oh, guardate! Un piccolo ponte! A quanto vedo, ha lavorato sodo, signor gnomo. Certamente, vostra regalità. Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh... Crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno. Ho trovato! A questo punto possiamo giocare a mini golf. Sì, a mini golf. Il mini golf è molto più divertente del golf classico. Sì. Paparino, vuoi che ti insegniamo noi due come si gioca a mini golf? È divertente! Oh, e va bene. Cosa devo fare? La pallina
deve passare attraverso il mulino a vento e poi andare in buca. È divertente! Guardate, una strega! E libri su come funzionano le cose? Wow, questo è un razzo! Ci sono libri che parlano di musica? Oh, musica per ottoni, per elfi, che bello, è la mia preferita! Ci sono libri sugli animali? Oh, polli! Molto interessante! Libri che parlano di ortaggi? Oh, sì, adoro gli ortaggi, specialmente i piselli! Puoi trovare qualsiasi risposta se guardi nel libro giusto! Ah, ecco, ci siamo! Un libro sulle stelle! Lì dentro ci sarà la risposta? Scopriamolo! Allora, siete tutti comodi? Sì, Regina Cardo! Nelle notti serene possiamo vedere le stelle brillare nel cielo. La luce che vediamo provenire da ogni stella è minuscola, un piccolo puntino luminoso. Riusciamo a vederlo solo perché il cielo è così scuro. Nero! Il cielo di notte è completamente nero! Sì, è vero, Holly. Ma quando arriva il mattino e sorge il sole, il cielo diventa più luminoso e le stelle scompaiono. Mamma, non sappiamo ancora dove vanno! Non si spostano, restano lì! Cosa? Continuano a brillare nel cielo, solo che noi non le vediamo perché il cielo è troppo luminoso. Certo, è chiaro! Sì, lo sapevo! E poi, quando il sole tramonta e il cielo ridiventa scuro, possiamo di nuovo vedere le stelle. Quando il sole tramonta! È così ovvio! Quindi, papà, dove va il sole al tramonto? Beh, ma... dov'è che va? Oh, oh, oh. Questi libri di sicuro risponderanno alla domanda, Vostra Maestà. Oh!